Sono stato invitato da The Foss per andare in settimana bianca con loro. 5 giorni sulla neve che avremmo passato a Prato Nevoso, facendo snowboard, andando con le motoslitte, un sacco di cose che io non avevo mai fatto. Ma ne sarò uscito illeso? Oppure con un trauma cranico e le costole inclinate? Buongiorno e benvenuti all'interno di questo nuovissimo video. Questo video, ragazzi, come si può intuire dal mio bellissimo outfit, è un video della mia prima volta sulla neve, signori. Dalla mia prima volta in settimana bianca. Perché io, ragazzi, dovete sapere che non sono mai stato in montagna a sciare d'inverno, no? Cioè, oddio, sono stato una volta qualche anno fa con l'oratorio. Siamo andati su tipo 2 giorni, ho fatto una lezione di cui non ricordo neanche niente. Boh, avrò preso un trauma cranico, cazzo ne so, ho perso la memoria. Però, ragazzi, appunto, quella volta lì ero stato su tipo 2 giorni, una cosa da poco. Questa è stata proprio la mia prima settimana bianca. Ma io non vi voglio far perdere altro tempo, quindi vi lascio alla sera prima della partenza. Vai, ragazzi, si parte in vacanza con The Faust. Allora, la situazione è molto tragica. Porca puttana, guardate che casino. Guardate che casino che c'è. Allora, sto facendo la valigia ora, perché io, come sempre, mi riduco a fare la valigia all'ultimo. Sono stupido, sì, sono proprio stupido io. Ho preso pure una valigia gigante per questo viaggio, ragazzi. Io penso di non avere mai usato una valigia, vi giuro, così grossa. Neanche quando andavo in vacanza con la mia famiglia, eravamo in 5. Ci stava tutto in uno zaino per 5 persone una settimana. C***o, è enorme. Secondo me ci sto dentro pure io. Guarda, sono dentro. Questa qua c'è veramente la valigia per trasportare i cadaveri. Ora niente, cerco di fare sta benedetta valigia. Passo la parola al Bonnie dal futuro che ha già finito la valigia. Non si chiude un c***o. Allora, secondo me ho sbagliato qualcosa. Cioè, non lo so, a me sembra di aver messo solo le cose importanti. Porco cane, guarda, porca miseria. Allora, se si spacca la cerniera, dico brutte parole. Veramente brutte parole. Vabbè, che le dico comunque. Però sono formuline per farla chiudere questa merda. Ok, vai, bravo te, vai dentro. Oh, guarda, 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 guarda come si chiude bene. Oh, l'ho chiusa. Mamma mia, ragazzi. Allora, non ho neanche controllato in realtà se ho messo tutto. Giuro che se manca qualcosa gli spacco il culo. E dopo aver sudato come un maiale per cercare di far star dentro tutto quella valigia lì, o no? Che alla fine pesava, oh, 25 kg, eh. Sono quindi poi andato a dormire e la mattina dopo sono partito in direzione Milano. Pesantissima, bagai. Mamma mia. Comunque, ora, ragazzi, andiamo in direzione Milano. Poi da là partiremo tutti quanti assieme. Quindi, let's go to the Milan, come direbbero in Inghilterra. Ragazzi, città dell'imprenditoria. Ora, sono arrivato qua molto in anticipo perché partiamo tra un'ora. Infatti qua non c'è un c***o di nessuno. Solo che mio padre mi poteva portare qua solo adesso. Quindi adesso ci cerchiamo un bel barettino e ci facciamo una bella colazione che ci dà la carica. Mi sono quindi detto, ma sì, vado al bar o no a far colazione. Tanto qua 300 metri. Ecco, insomma, che siano 300 metri, una cagata. No, 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 no. Forse io avevo dimenticato il fatto che avevo quella valigia lì. Ma perché? Ma chi è che crea un attacco così? Cioè, sei veramente un maledetto scarafaggio tu che hai creato sta valigia. Fatelo dire. Porca. Porca miseria, è pesantissima. Ma non ce la faccio io. Vacca lurida. Ma che merda di valigia, oh. Che merda di valigia. Che si tiene così, ma che cos'è? Ma chi è che l'ha fatta, che gli do un pugno? Vi giuro, ma ve lo giuro, che se dovessi lasciare qua la valigia e andarmene al bar a fare colazione, non la ruberebbe, vi giuro, nessuno. Nessuno riuscirebbe a portarla via. Io vi giuro che penso sia stata la cosa più faticosa di sto mondo. C'era quella valigia lì con quella maniglia, impugnatura lì schifosa, che ti tagliava tutta la mano. Neanche Gesù quando portava la croce sulle spalle. Ma si tirava poi di lato, no? Tutta scomoda. La valigia più di merda che potevo scegliere l'avevo scelta, oh. No, ok, basta parolacce, ne sto dicendo troppe. Però porca puttana, mi sta tagliando tutte le mani. Quanto è distante sto bar ancora? Torno indietro adesso, eh. Ma dov'è sto bar? Ma dov'è sto bar? Non ci credo, sbagliato strada. Non ci credo, sbagliato strada. No, non ci credo, sbagliato strada. Non stavo guardando maps, ero concentrato a portare sta valigia. Me ne torno indietro. Guarda, iniziamo veramente male. Iniziamo veramente male. Diciamo quindi che l'inizio non era dei migliori, eh. Quindi ho preso la valigia, sono tornato indietro. Non ce la faccio a portarla di là, non ce la faccio. E poi siamo partiti tutti quanti in direzione Prato Nevoso. Arrivati! Come non prendere? No, come non prende? Come non prende? Non prende! Non prende! And I wish you mom, and I wish you dad, prende. But I'm gonna... Così da 3 ore e mezzo, 3 ore e mezzo così. Oh, però c'è tanta neve anche. Diciamo, sciate sicure quest'anno. Ale, come dicevo io, non Prato Nevoso, ma...
Prato peloso. No. Vabbè, però fa ridere. Dai, prato roccioso. Prato penoso. Cucurù, le mangiai tu? Tutte. Grazie. Cioè io rubo per te praticamente. Ci siamo? Ma quella sta scivolando. Si sono schiantati. Siamo arrivati. Una volta arrivati a Prato Nevoso, il pullman ci ha lasciato a circa 200 metri, no, dal nostro alloggio. Bene, ci sta, no? Tranquillo, tranquillo, devo dire, no? Vi devo ricordare la valigia che avevo? Guarda, tutti con la valigia così. Tutti. Signore e signori, attenzione, c'è la sfida del secolo. Leo Bonni, con solo due ruote, sono qui per noi, a Prato Nevoso. Lo fa per beneficenza, ovviamente. E ancora 10 metri, ancora uno, e ancora uno, non molla, signori. Ha deciso di dimostrare che l'impossibile è possibile. Ci siamo! Un applauso, per favore, signore, un applauso. Attenzione, room tour. Bella! Bello! Cos'è? No! No! Ma quanta roba c'è? Tutti sti regali, contentissimo. Vai. Il casco più swag di sempre. Il casco più swag di sempre. Guarda il casco, bro, che figo rosa. Fai vedere? Che merda. Comunque ragazzi, breve tour della stanza. Sono in stanza con Flo con Bonny e con il Davidino. Sempre più figo. Questa vabbè è la stanzetta con i toiletti, la cucina, questa vacca galera, il bel balconcino. Pezzo di A pezzo di ne ha mai chiuso veramente? Dai che fa freddo! Ma qua c'è un altro balcone! Ah, bello qua! Spaziale! Veramente, veramente figo! And this is the outfit! Ora ragazzi, siamo quindi arrivati a Prato Nevoso. Andiamo adesso a mangiare, penso che prendiamo la funivia, andiamo su a mangiare. La prima giornata devo dire molto tranquilla, no? Siamo saliti in cabina via dove tra l'altro Flo ha deciso di fare un gioco molto divertente, ovvero respirare tutti quanti assieme in modo sincronizzato. Silenzio, si devono sentire. Mi prego, rega, mi prego. 3, 2, 1. Zitta! Sembra una di quelle terapie di rincoglioniti. Una volta arrivati su abbiamo fatto un giro, no? Abbiamo mangiato. Diciamo che la prima giornata l'abbiamo dedicata al cibo. Allora, adesso Leo proverà un piatto tipico piemontese che sono i ravioli del Plin. Ma si chiamano ravioli del Plin? Ravioli del Plin. Ok. Sono buoni? Vero? Ravioli del Plinio, ragazzi, approvatissimi, sono il mio nuovo piatto preferito. La sera sono poi andato a dormire perché il giorno dopo si iniziava a fare sul serio. Ora ragazzi, me ne vado a letto perché domani abbiamo snowboard. Zio, ma sono ancora le 11, figlio di c***o, urli. È il richiamo del cigno, è il richiamo del cigno. Buongiorno. Ragazzi, stamattina lezione di snowboard. Questo è l'outfit incredibile. Veramente sono un figo incredibile. Signori, da oggi non si scherza più. Ora si inizia veramente a fare sul serio. Dimostreremo a tutti le nostre capacità con lo snowboard. E li facciamo vedere noi. E dopo essermi preparato sono andato a fare la mia prima lezione con il maestro. Mi ha spiegato tutte quante le varie basi dello snowboard ed ero pronto per affrontare le mie prime piste. Spaziale, bravo, spaziale. No, bravo te. Quella che avete appena visto è stata la mia prima lezione di snowboard della mia vita. Devo dire che ho avuto un maestro molto bravo, mi ha spiegato per filo e per segno come scendere bene ed in 40 minuti avevo già fatto le mie prime discese. Ma quella che avete appena visto era la parte figa, la parte editata, con le musichette o no, tutto bello. Diciamo che la realtà era un po' più diversa. Ma il maestro, ragazzi, non si poteva avere per sempre. Era arrivato il momento di iniziare a fare le piste da solo. E quindi beccatevi la mia prima vera discesa da solo. È arrivato il momento della discesa, dobbiamo scendere giù di qua. C'è un po' una merda, Cioè, oddio, al massimo se cado vado un po' nella prateria, che c***o c'è qua. L'inizio non è dei migliori. Ma
Ma è questa? Questa ti fa paura? No, no, la paura va affrontata. Porca c***o, invece mi sto cagando su. Siamo carichi, prato nervoso. Andiamo, andiamo. Ah, fa brodo, sono già caduto qua. Ragazzi, Red Bull, chiamami a me. Red Bull, sale. Porca miseria, ragazzi. Oh, non riesco a girarmi. Ragazzi, c'è un problema di fondo. Questa la chiamo discesa pregata di Dio, perché non so come potrà finire. Con gli snowboard, porca vacca. Ragazzi, non so dove sono finito. Aspetta, arrivo. Ok ragazzi, questo è un video per chi troverà il mio corpo una volta morto. Mi chiamo Leonardo Bonifazio, 17 anni. Oggi è il 30 di agosto. Sto provando a fare snowboard e sto morendo, ragazzi. No, sono morto se state vedendo questo video. Quindi è stato bello, è stata una bella esperienza. Sono morto col sorriso. Ora scendo. Va, dove c***o sono finito qua? Nell'erba. No, sono caduto di nuovo. Oddio, quanto c***o ripida. Oddio, vado a sbattere contro una roccia. Oddio, no, il palo, dove cado? Porca puttana, come si sei fermo? No, io non pago un cazzo, A capo dello snow! No, sono caduto pure così. Ma porco cazzo, ma porco, veramente cane ladro. Io provo a essere aerodinamico e a pensare anche come un aerodinamico. Vabbè, stavo per dire, sono ripartito. Cioè, io non capisco veramente dove sta il mio errore. Ma porco cane. Ma che esperto. Devo smettere di dire esperto, devo stare zitto. Mi conviene stare un pochino più qua che non è ghiacciato. Come è ghiacciato? Minchia, cado giù dal dirupo. Si va giù per le montagne, sono un vero maestro, un professionista. Però se mi fermo, zio Carlo. Porco, pensa come un aerodinamico. Ma come cazzo si parte? Boh, messo mia, io me la stacco. Attenzione che passa l'impedito. Questa sera, ragazzi, abbiamo il giro in motoslitta. Comunque mi sono bardato così perché fa veramente un c***o di freddo cane. E quella sera ero pronto per il mio primo giro in motoslitta. Che poi in realtà le riprese sono da ragazzo che guidava, perché io ero seduto dietro che non potevo guidare. Però vabbè, chi se ne frega, voi godetevene.
Ora vi voglio raccontare che cosa è successo il quarto giorno. Allora, il mio telefono era impazzito. Avevo la memoria non piena di più. Si bloccava tutto quanto, no? Quindi quel giorno non sono riuscito a registrare niente. Però comunque, vabbè, in breve quella giornata lì l'abbiamo passata tutte quante sulle piste, no? Nel pomeriggio siamo andati poi in bel gruppetto a fare le piste rosse, no? C'eravamo io, Valerio Mazzei, Davide Moccia, Yusuf, Fratino, un po' di gente, no? Insomma, verso le 4, no, di pomeriggio facciamo quest'ultima discesa, no? Allora partono Davide, Mazzei, no? Quelli un po' più professionisti. E rimaniamo indietro io e Fratino, no? Perché erano per entrambi le prime volte, andavamo un po' lenti, no? E in quella discesa, ragazzi, ho fatto una caduta. Ma una caduta, vi giuro. Allora, stavo andando veloce, cioè avevo preso molta velocità, no? Per sbaglio, ho messo le punte in avanti. Quando metti le punte in avanti, boom, ti lanci praticamente, no? Io, ragazzi, sono caduto di faccia, proprio così, di pancia. La schiena mi si è piegata al contrario. Ed è come se mi fossi toccato con i talloni la testa. Cioè, io ero qua così, caduto di faccia, e la mia schiena ha fatto così. Adesso sembro un po' un coglione a imitarlo, però. E la mia schiena ha fatto così. Io avevo lo snowboard attaccato ai piedi. Me lo sono tirato in testa. Da sdraiato così, pa! In testa mi sono beccato. Ragazzi, un male, vi giuro. Se non mi è venuto, non lo so, un trauma cranico, figa. Ho perso la memoria, non so più come mi chiamo, non lo so. Ho appena fatto una caduta veramente bruttissima. Vi giuro, avrò perso come minimo 20 minuti di memoria. Guarda, mi sono pure graffiato il casco. Perché mi è venuta la tavola in testa? Ma mi ha fatto un male. Successo 10 minuti fa, mi fa ancora male. Porco cane, oh. Allora sono sceso, no, per andare in infermeria. Perché mi girava, no, comunque la testa. Cioè, avevo preso una bella sberla. E anche la schiena poi l'avevo piegata tutta. E quindi mi facevo un po' male. Vado in infermeria per rilassarmi un attimo. Come entro, ragazzi, c'era Davide Moccia con la polizia. Si è spaccato la clavicola. Porco cane, oh. Cioè, quest'ultimo giro, ragazzi, è stato fatale. Fatale per tutti. Cioè, lui era partito prima di me, è caduto, si è spaccato la clavicola. Io che sono arrivato un po' dopo, bam, schiena spezzata e trauma cranico. Ma sapete qual è la cosa divertente? Il primo giorno, quando siamo arrivati, Davide ha detto testuali parole: e chi è che li fa quei salti lì? Io. Tu? Certo, bro, mi spacco un po' di ossa, vamos. Ma comunque, ragazzi, queste bellissime giornate sulla neve si erano concluse. Il giorno dopo, quindi, fatto la valigia e siamo tornati a Milano. Sì, che poi vorrei sottolineare il fatto che la valigia è esplosa. Esplosa la cerniera. Perché, porco cane, già quando sono partito era piena di roba. Figurati, poi mi ha regalato pure il casco, il giubbetto e il limon boot. Dove li metto? Sono stati dei giorni, ragazzi, veramente ma veramente divertenti, in cui ho provato e imparato cose nuove. Ma comunque, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Sperando che io il trauma cranico non l'abbia preso veramente. Spero di sopravvivere, che ci vediamo al prossimo video. Ciao!